appuntamento con Linea Diretta il mercoledì, la giornata dedicata alla provincia di Lecce. Tante sono le tematiche, io vi ringrazio come ogni mercoledì per gli spunti che voi ci fate arrivare direttamente in redazione. Tante sono le notizie e anche le problematiche che interessano la vita quotidiana della provincia di Lecce e quindi io poi ovviamente seguo voi che siete i nostri principali fonti di ispirazioni per trovare le tematiche da affrontare. Ed oggi rimaniamo anche questa settimana nel capoluogo salentino a Lecce, dove è veramente infuocata una polemica che riguarda l'installazione dei fotored, installazione che però ha causato diverse problematiche anche a chi sui mezzi di trasporto deve starci per lavorarci, quindi li utilizza per lavorare, e ovviamente ai cittadini. Una polemica che si dice abbia alterato anche la maggioranza di Palazzo Carafa, tanto da accendere un dibattito anche all'interno della maggioranza stessa. A qualche esponente infatti di Palazzo Carafa in seno alla maggioranza ha assunto una posizione di dissidenza in merito a questo provvedimento. Ma io penso di avervi detto già troppo, voglio dare spazio direttamente ai miei ospiti, ma prima di dare la parola a loro e aprire il dibattito vi ricordo ovviamente che i veri protagonisti di Linea Diretta siete voi, che potete partecipare con le vostre domande sia tramite messaggi WhatsApp che leggerò io ai nostri ospiti e sia tramite le telefonate in diretta, quindi in un modo anche per allontanarsi dai social e tornare alle vecchie abitudini, cioè quelle di parlare e fare le domande proprio dei viso. Ovviamente vedrete i numeri in sovraimpressione per tutta la durata del nostro appuntamento come ogni mercoledì, ma io ve li ricordo: per telefonare potete chiamare allo 0831 810179 e invece per mandare messaggi WhatsApp, solo messaggi WhatsApp, non chiamate su questo numero perché ogni settimana arrivano anche le chiamate qui, che potete soltanto scrivere 375 6249 623. E andiamo avanti. Ho in collegamento da Lecce il mio collega Paolo Franza, a cui do il benvenuto. Benvenuto Paolo. Buonasera Maria Teresa, buonasera anche ai nostri ospiti, il consigliere Rotundo e l'avvocato Madrangola. Insomma, cercheremo di far luce su un'anomalia che proprio i nostri telespettatori ci hanno... di mezzi pesanti come autobus che hanno ricevuto quasi quotidianamente una multa e tra l'altro sono a rischio di tiropatente e rimarrebbero a casa senza lavoro praticamente. Ecco Paolo, ma non svegliamo tutto, andiamo per gradi. Io ringrazio innanzitutto l'onorevole, il già onorevole Antonio Rotundo per la sua disponibilità, lo ringrazio personalmente anche perché so che aveva un impegno calcistico questa sera, quindi ha preferito Linea Diretta agli impegni calcistici, grazie mille. È vero, è un sacrificio per... È anche un che piacere facciamo però, volentieri no? Però per rispondere alla comunità, consigliere. Ma all'evento calcistico anche l'avvocato era legato. Sì, ci accontenteremo del secondo tempo, dai. Diamo un benvenuto infatti anche all'avvocato Alfredo Matranga e in collegamento abbiamo il consigliere Gabriele Monandini, consigliere comunale di Lecce. Benvenuto consigliere. Grazie, io ho appuntamenti solo con Lecce domani, il resto non mi interessa. Sulla sua fede non abbiamo mai avuto dubbi, consigliere. Tra l'altro lei oggi ha anche un compito abbastanza impegnativo perché lei è stato designato proprio dal vice sindaco Sergio Signore in quanto suo, tra virgolette, portavoce. Il vice sindaco non poteva essere presente, tra la rossa di nomi ha fatto il suo come persona che più di altri può rappresentare la voce dell'amministrazione comunale. Allora, consigliere, io partirei direttamente da lei per poi ampliare il dibattito e dando anche la possibilità ai nostri telespettatori di partecipare in diretta. La parola più utilizzata, proprio parlando di fotored a Lecce, è quella di trappola. Viene avvertita in questo modo dai cittadini, ma è una parola lanciata anche dal consigliere Rotundo. Cosa ne pensa? No, non penso che sia così e non penso neanche che Antonio Rotundo dica e pensi questo.
Allora, io, e poi lo sentiremo ovviamente, io credo questo, che il codice della strada e la normativa che serve a presidio della sicurezza dei cittadini, siano essi automobilisti, pedoni, chi transita sulla strada, e la sicurezza è il bene primario, è la salute dei cittadini. Ora è indubbio che se ci sono delle regole, il rispetto delle regole serve a tutelare salute e sicurezza. E se c'è una regola che impone un determinato comportamento, non è che lo impone se c'è il fotoread, se non c'è il fotoread si può violare la regola. La regola è regola. No, non è che se c'è chi ci controlla la regola si applica e se non c'è chi ci controlla non si applica, se no giungeremmo al paradosso che non tutti i semafori, le intersezioni sono presidiate dal fotored. Si giungerebbe al paradosso che non vanno rispettate le regole dove non ci sia un controllore o umano o tecnologico. Io credo invece che dobbiamo avere primariamente sotto la nostra attenzione questi beni fondamentali da tutelare. Poi ci sono degli ausili tecnologici che ci consentono, per l'impossibilità di presidiare tutte le strade di Lecce con la polizia locale, di avere comunque un'attenzione a questo rispetto di regole che servono a tutelare salute e sicurezza. Poi possiamo discutere su dove è più opportuno posizionare questi ausili, su come, diciamo, quali devono essere le regole che li devono presidiare. Però io non credo che si possa demonizzare uno strumento, soprattutto in una tendenza che è completamente opposta. Il mondo va verso ausili tecnologici che servono a facilitare la sicurezza, la vita, diciamo, il bene della collettività. E questo è lo scopo, no? E su questo dobbiamo, penso, essere uniti tutti quanti. Allora, consigliere Molendini, in linea di massima, lei ha spiegato benissimo anche dal punto di vista civico, oltre che politico, l'utilità e anche il perché si è deciso di installare dei fotored in città, assolutamente non punitivi, ma soltanto perché è necessario tutelare proprio la salute pubblica. E io però adesso leggerò dei dati e poi passerò direttamente la parola al consigliere Rotundo, perché usciamo dalla parte generica ed entriamo anche in una parte specifica, quindi il fotored di Viale Grassi, perché è proprio su Viale Grassi che si consuma una polemica. I dati aggiornati dei fotored elaborati dal comando di polizia locale, le contravvenzioni più recenti sono ancora in fase di verbalizzazione, riferibili all'arco temporale compreso tra il 19 gennaio, cioè data dell'attivazione di nuovi dispositivi, e lo scorso 3 marzo. Quei dati parlano di 7.917 sanzioni al codice della strada, suddivise in 1.052 multe per passaggio con il rosso e 6.865 per errata canalizzazione di corsia. Ed è qui che entra nel dibattito in modo attivo e controcorrente il già onorevole Antonio Rotundo, attuale consigliere comunale del PD, il quale parla proprio di un fenomeno di disallineamento tra le corsie, perché il numero tra coloro che prendono le multe per il passaggio con il rosso, che risulterebbero, secondo i dati forniti dalla Polizia Municipale, 1.052, sono molto inferiori rispetto a chi invece le subisce per un cambio di corsia, perché sarebbero 6.865. Onorevole Rotundo, lei ha parlato di disallineamento. Cosa intende? Allora, faccio una premessa perché l'amministrazione comunale, sulla base di una relazione sulla pericolosità di alcuni incroci, ha fatto una gara d'appalto per i fotored che dovessero sanzionare solo il passaggio col rosso. Io voglio dirlo, il comune voleva perseguire, tra virgolette, sanzionare il passaggio col rosso.
E quindi sostanzialmente noi ci siamo trovati tra capo e collo che nel corso della gara d'appalto c'è stata un'offerta cosiddetta migliorativa da parte della ditta che è risultata aggiudicataria, la quale ha detto nell'offerta: visto che voi chiedete che io rilevi elettronicamente il passaggio col rosso, io posso anche darvi il rilevamento automatico di chi fa il cosiddetto salto di corsia. Perché dico questo? Perché l'amministrazione comunale di Lecce non ha mai voluto, diciamo, porre l'attenzione su questo aspetto. Noi volevamo assicurare più sicurezza, a questi incroci sulla base di una relazione che diceva quali degli incroci erano più pericolosi. Quindi ci siamo trovati davanti a questo fatto nuovo che non è stato neanche valutato dall'organo politico, è stata la commissione della gara d'appalto che ha validato quell'offerta, e nel validare quell'offerta come la migliore si è trovato che nel pacco c'era anche questo rilevamento. Soltanto una cosa, Maria Teresa, anche per essere chiari, lo diceva prima fuori onda il consigliere Rotundo, non è che i leccesi sono indisciplinati, in poco tempo hanno superato le 7.000 multe, perché gran parte delle multe avvengono principalmente ad un incrocio in particolare di Viale Grassi, che poi ho preparato anche uno schema che sta nel servizio che manderemo in onda, in cui si vede proprio una conformità particolare di quell'incrocio, dove c'è una rientranza per poi ritornare di nuovo a sinistra. Quindi molti autisti, soprattutto, ripeto, quelli con i mezzi pesanti, preferiscono direttamente proseguire dritti sulla strada. Se mi fa dire, quindi il problema del cosiddetto salto di corsia, noi abbiamo 4 incroci dove il fotored può colpire anche, diciamo, rilevare questa infrazione. Dei 4 incroci noi abbiamo che il 97% delle sanzioni avviene solo ad un incrocio. Quindi il problema noi dobbiamo guardarlo bene e guardarlo all'incrocio dove è l'epicentro, diciamo così, delle multe, dove sostanzialmente io fui uno dei primi. A gennaio un amico di STP mi chiamò, un dirigente, e mi disse: guarda, noi abbiamo avuto nei primi giorni 20-30 multe, tant'è vero che io dissi: vai al comando, perché per girare l'autista doveva allargarsi e nell'allargare veniva colpito per il salto di corsia, perché era obbligatorio per l'autista, svoltando, diciamo, uscire fuori dalla sua corsia. E quindi, ma questo era già avvenuto a Genova, dove sostanzialmente tutti gli autisti degli autobus ormai erano privi di patente, perché le ripetute infrazioni avevano portato a questo. Quindi io stamattina ho parlato con l'assessore Signore e abbiamo già messo all'ordine del giorno la possibile soluzione, perché, come io ho detto, dobbiamo verificare, visto che, diciamo, queste multe in questa percentuale pazzesca succedono solo lì, vuol dire che il problema allora è quell'incrocio. Magari tra gli altri incroci non ci sono queste multe. In tutti gli altri incroci sono 200 le multe in un mese e mezzo, quindi nell'ordine fisiologico della normalità. E quindi onorevole, una volta il problema che avrete, che onorevole Rotundo, la struttura dell'incrocio porta in qualche misura l'automobilista ad impattare, diciamo così, e a rendere quasi obbligatorio subire la multa. Maria Teresa, se puoi ripetere la domanda. Sì, sì, quindi onorevole Rotundo, una volta avete accertato che c'è un'anomalia, quindi nel momento in cui andrete per la risoluzione, tutti quei 6.000 cittadini che hanno subito la multa, che faranno? Se la vedranno annullata? Allora, noi abbiamo, diciamo, una situazione adesso che deve accertare se la ragione della sanzione, del comportamento tra virgolette non corretto,
è riconducibile ad una volontà soggettiva dell'automobilista, oppure se è il tema che io ho posto, se è la struttura dell'incrocio che sostanzialmente genera quello che è un comportamento corretto da parte dell'automobilista, ma che però impatta per il fatto che sono disallineate le corsie davanti all'infrazione. Perché se dovesse essere questo un elemento accertato, io credo che si ponga il problema di affrontare, diciamo, in tema di annullamento d'ufficio, almeno le multe che non sono state notificate o quelle che non sono state ancora pagate. Se posso permettermi una domanda all'avvocato, io ho con me un verbale per un cambio di corsia. Quindi una persona che prosegue dritta, ma che però con la lanterna verde, ma viene multata per il cambio di corsia. Ma l'infrazione riporta l'impianto di rilevazione infrazioni al semaforo rosso, ma in realtà il semaforo era verde. Quindi diciamo c'è anche un'anomalia nei verbali, secondo lei? Sì, io ho avuto una sentenza favorevole dal giudice di pace di Lecce che riguarda il fotore, quindi il passaggio con il rosso, non il cambio di corsia. Per quanto riguarda invece il cambio di corsia, in autotutela sono state annullate alcune multe perché dalle fotografie risultava che questa manovra veniva fatta solo perché vi erano delle auto in sosta. Quindi se l'auto in sosta è ferma davanti, io per forza devo scavalcarla. E quindi devo dire che le vigili l'hanno annullata in autotutela. E quindi basterebbe vedere i rilievi fotografici prima di mandare le multe. Quindi questa è un'altra anomalia oltre a quella che segnalava l'onorevole Rotundo per quanto riguarda il cambio di corsia. Per quanto riguarda invece il passaggio col semaforo rosso, la sentenza del giudice di pace ha praticamente annullato il verbale perché dalle foto non si evinceva non c'era la prova dell'infrazione, perché la targa non era leggibile come previsto da una sentenza della Cassazione, che ha stabilito che affinché una multa sia valida col passaggio col semaforo rosso, se fatta attraverso il fotored senza l'ausilio del vigile, è necessario che sia utilizzato l'apparecchio in maniera corretta. E quindi le foto devono essere fatte in un certo modo. Devono essere due, una appena sorpasso la linea di arresto col semaforo rosso, un'altra mentre sono al centro, e le targhe, appunto, come ho detto prima, deve essere leggibile in entrambe le foto, e poi bisogna anche che siano indicati il tempo in cui sono passato dalla prima alla seconda foto e anche l'intervallo fra le due, cose che dalle foto che sono state depositate dal comando dei vigili non risultava. Quindi il giudice di pace ha annullato il verbale proprio perché non c'era la prova dell'infrazione. Grazie mille, avvocato. In questo, per quanto riguarda il comune di Lecce, sì. Consigliere Molendini, ha sentito anche le dichiarazioni del consigliere Rotundo e quelle dell'avvocato? Il consigliere Rotundo tra l'altro fa riferimento a una gara d'appalto dove è stata accettata, è stata vinta, insomma una gara, però non la parte politica non aveva ben chiaro cosa comprendesse. Cosa ne pensa? Guardi, io ho sentito sia l'avvocato sia l'amico Antonio Rotundo e credo che, tra l'altro, Antonio abbia detto delle cose anche un po' diverse, su cui sono d'accordo anch'io. Cioè Antonio dice, verifichiamo concretamente i punti in cui ci sono le installazioni di questi fotored e ci sono dei punti che potrebbero essere più opportuni rispetto ad altri. Questo mi è sembrato di cogliere, ma l'ha detto anche in commissione, quindi sono certo che voglia dire questo. Non ha contestato il fatto che sia utilizzato fotored in assoluto, come d'altronde lo prevede il codice della strada, che le violazioni dell'articolo 146 prevedono quindi anche la violazione della segnaletica orizzontale oltre che del semaforo. E sicuramente non è quello il problema, ma d'altronde, scusate, noi ci poniamo il problema della rilevazione del fotored o se è giusto o sbagliato che si fa? Perché se noi riteniamo che se non c'è il fotored si possono fare con infrazioni, allora stiamo dicendo una cosa un po' strana. E non lo dice Antonio Rotundo questo, non glielo ho mai sentito dire neanche in commissione, quando si è lamentato di altre cose. Lui ha sempre detto che ci sono delle zone a più alta incidentalità e bisogna mettere meglio queste, credo,
queste rilevazioni dove è più opportuno prevenire. No, consigliere Morandini, è un discorso un pochino più ampio, forse non ha sentito bene. Un attimo solo, l'avvocato Matranga diceva anche che c'è Cassazione, ma sa anche l'avvocato Matranga, a cui non voglio rubare il mestiere, che lui è sicuramente molto preparato di me, che c'è Cassazione nel 2016 che dice che le rilevazioni, come ha detto lui, sono efficienti se vengono fatte in una certa maniera. Io ho letto alcune delle sentenze dei giudici di pace, non sono tutte uguali, io non ho letto alcune, che poi bisogna vedere se reggeranno agli ulteriori gradi di giudizio. Quindi se la domanda è: si può utilizzare il PhotoRed per rilevare queste infrazioni? La mia risposta, penso che sia comune a quella di tutta l'amministrazione, sì. È più opportuno rilevarli in certi punti anziché in altri? Penso sì, e che vadano rivisti. E c'era un impegno a rivederlo a giugno, e credo che sarà fatto. E cosa succederà di queste multe? Io ho sentito in commissione, e l'ha sentito anche Antonio Rotondo con me, ve ne potrà dare conferma, che nelle rilevazioni che vengono fatte vengono esaminate dalla polizia locale le immagini, e ove ci siano comportamenti moderatamente difformi oppure difformi perché hanno trovato un ostacolo sulla carreggiata e hanno dovuto sorpassarlo, non vengono comminate le sanzioni. Diverso però il caso della situazione ricordiamoci i film di Alberto Sordi, di quello che passa sulla corsia furbescamente e giri dall'altro lato approfittando della corsia libera, superando tutta la fila. Sono situazioni molto diverse. Allora è chiaro che non è il problema il PhotoRed, ma è il problema la sicurezza e la tutela. Allora, consigliere Molendini, io non vorrei che poi a casa non arrivasse un messaggio chiaro, io ci tengo molto. L'avvocato Matranga ha parlato di una sentenza nel quale il giudice di pace di Lecce, la dottoressa Cerfeda, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista contro il comune di Lecce per l'utilizzo non corretto del nuovo PhotoRed installato su Viale Grassi all'altezza dell'intersezione con Via L'Equile. Il giudice di pace, che ha accolto la tesi dello studio Matranga, ha annullato infatti il verbale elevato dalla Polizia Municipale di Lecce per violazione dell'articolo 146,3, che sanziona il passaggio col semaforo rosso. Nel merito, il giudice ha chiarito che al momento non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente nel caso di specie, atteso che al momento della contestazione dell'inflazione lo strumento di rilevamento per verificare l'avvenuta omologazione in base all'ultima recente normativa, condizione necessaria per il funzionamento dell'apparecchiatura. Praticamente non c'era il vigile che dimostrava che era stata effettuata questa sanzione. E un'altra cosa importante, il consigliere Rotondo, a cui daremo anche la parola tra poco, parlava non delle infrazioni dovute al semaforo, al passaggio col semaforo rosso. Nessuno di noi vorrebbe difendere un automobilista che comunque si dimostra così sprovveduto e superficiale in un contesto cittadino passare col semaforo rosso perché diventi un pericolo per te e per gli altri. Però valutava un disallineamento, cioè del passaggio di corsia, che alle volte è obbligatorio. Ma per chiarire questo punto noi abbiamo un contributo molto esaustivo realizzato dal collega Paolo Franza, che io chiedo alla regia se lo ha pronto di mandarlo e poi lo commentiamo insieme. Quante multe hai ricevuto finora? In azienda sono arrivate 15 multe ad oggi, ma ancora credo che non sia finita qui. Multe anomale, perché i verbali che sono arrivati segnalano infrazioni al semaforo rosso. In realtà voi siete passati con il verde. Sì, sicuramente sono anomale perché sul verbale si può leggere che loro contestano il passaggio, l'attraversamento della linea dell'incrocio, della linea trasversale, quando la lanterna semaforica è di luce rossa. In realtà, se si visionano le foto, che sono poi visibili a tutti, non è vero, perché nella direzione di marcia del veicolo la lanterna semaforica è verde. Il Comune di Lecce ha stipulato un contratto con un'azienda che cura la manutenzione e l'installazione di questi semafori, e nel contratto appunto il Comune ha stipulato con questa azienda non si fa menzione all'articolo che loro contestano sui verbali. Tra l'altro, sul verbale contestano il passaggio con il rosso, ma applicano l'articolo 146,2,
che in effetti è la mancata osservanza della segnaletica e non del passaggio con il rosso. Si legge proprio qui: impianto di rilevazione infrazioni al semaforo rosso, ma basta vedere nel dettaglio anche le altre foto. Come si evince, appunto, si passa con il verde. Questo è relativo soltanto al cambio di corsia, che per gli autobus è per forza di cose, per agevolare il transito, parliamo di un autobus lungo 15 metri. Esatto, lungo 15 metri, largo quasi 3, quindi sull'incrocio del quale stiamo parlando, non dico che sia impossibile fare quella manovra, ma quantomeno è difficoltoso. Il Comune di Lecce non considera quello che succede poco prima della telecamera, della macchinetta fotografica che loro hanno installato, quindi spesso e volentieri si notano macchine parcheggiate male oppure macchine a ridosso dell'incrocio, e quindi per noi autisti è appunto alquanto difficoltoso, quindi per una questione di comodità nostra si preferisce passare al centro dell'incrocio e invadendo appunto la corsia che fa scattare la macchinetta. Tra l'altro il Comune di Lecce, contestualmente all'installazione di questi fotoread, ha installato, come è giusto che sia, dei cartelli che avvisano i conducenti, insomma, che le infrazioni semaforiche sono rilevate in maniera automatica. Ma il cambio di corsia a me non risulta che sia un'infrazione semaforica, quindi già da questo si evince che c'è qualcosa che non va. Ma per il fatto stesso, ripeto, che loro contestano il passaggio con il rosso, quando in realtà stanno poi facendo la multa per il cambio corsia, non credo che sia normale. Autisti, come nel caso di Massimo, rischiano di rimanere a casa senza lavoro per la sospensione della patente, per oltre 15 verbali arrivati, 2 punti per ogni verbale, sospensione in automatica. Esattamente, credo, con questa intervista ho creduto di parlare oltre a nome mio anche a nome di tanti colleghi, anche di ditte diverse che magari hanno subito la stessa ingiustizia, e quindi speriamo che il Comune di Lecce, nella persona del sindaco o comunque nella persona del prefetto, che di qualcuno che possa, insomma, aiutarci a risolvere questa situazione tra virgolette anomala. Ecco Paolo, tu che sei con i nostri ospiti, col consigliere Rotondo e con l'avvocato Matranga, fai una domanda sul tema, perché questa è una situazione che hai seguito tu, sei andato a parlare con gli autisti, hai sentito anche lo stato di esasperazione e di paura, perché per un autista vedersi sospesa la patente con cui si lavora, insomma, è una situazione veramente al limite del paradosso. Beh, parliamo di 2 punti per ogni verbale. Quando ho fatto l'intervista un po' di giorni fa, l'autista in questione ne aveva collezionati all'azienda 15, ma poi mi ha chiamato nei giorni successivi che ne erano arrivate delle altre di multe. Ovviamente adesso sta cercando di capire, perché ha 30 giorni di tempo, mi sembra, 60 giorni. Comunicare i dati. Ok, perché prima di dare i dati, perché comunque è in ballo la sua patente. Diciamo che anche una questione, poi abbiamo visto dall'immagine riportata il tratteggio proprio del percorso, perché quell'incrocio è che raccoglie il 97% dei verbali, è davvero anomalo, perché ha una corsia che si affaccia sulla destra per poi al centro dell'incrocio buttarsi a sinistra per poter proseguire dritti, insomma. E autisti sono preoccupati per il proprio futuro lavorativo. Questo per cosa? Per le casse del Comune di Lecce? Il problema penso che, diciamo, si riduca all'incrocio via Monteroni, via Massaglia, viale Grassi, perché sostanzialmente noi il numero delle sanzioni rilevate negli altri incroci siamo nella fisiologia, cioè noi abbiamo sostanzialmente 239 multe per cambio di corsia, che sostanzialmente sono il comportamento di chi sostanzialmente vede le auto incolonnate, deve andare dritto, si butta sulla corsia di sinistra, sorpassa tutti e si piazza primo per girare a sinistra e ha il segnale rosso, scatta verde e passa. Quello è giusto che sia sanzionato. Noi invece stiamo parlando quindi di un dato che è patologico, ma il dato si riferisce all'incrocio della vecchia circonvallazione via Monteroni bar stop per i leccesi e via Massaglia, che è la strada della caserma Zappalà dove si stanno facendo i vaccini. Quindi quella struttura di incrocio, io ho delle relazioni di amici ingegneri e delle foto sia satellitari
sia, diciamo, reali, che dimostrano come oggettivamente tu, per proseguire dritto, ti trovi sostanzialmente sulla corsia di svolta. Ma è un dato, diciamo, determinato dalla struttura dell'incrocio. Quindi io penso che questo aspetto che io ho sollevato, perché quando ho visto ieri, questo dato è emerso ieri, perché prima di ieri il dato tutti pensavamo fosse spalmato su tutti i sei incroci dove ci sono i fotored. Quando ho visto i dati che di fatto il 96-97% delle sanzioni è concentrato su un solo incrocio, è evidente che lì c'è qualcosa che non va, no? Perché fosse un comportamento di noi automobilisti, sarebbe da segnalare in tutti gli incroci, cosa che non è invece. Gli altri incroci hanno, diciamo, delle sanzioni nella fisiologia. Quindi, senta, su questo incrocio io ho chiesto che ci si concentrasse per verificare se ci sono le condizioni, diciamo, per riconoscere la oggettività, ecco, perché se si riconosce la oggettività di questo, come l'autista che lei ha intervistato, allora è evidente che noi ci troviamo davanti ad una situazione rispetto alla quale la discussione se revocare in autotutela si pone. Se invece dalla verifica non è così, diciamo, però questo è il tema. Il tema poi, secondo me, in subordine è quello proprio di toglierlo questo fotorete da quell'incrocio. Io penso che bisogna toglierlo da quell'incrocio. Maria Consigliere Teresa. Rotundo, ma una domanda che si staranno facendo anche i nostri telespettatori, una domanda molto semplice. Ma l'ufficio tecnico del comune non è andato a fare dei sopralluoghi prima che venissero installati i fotored per verificare se erano idonei a quelle strade, prima di creare dei problemi poi agli utenti? Non è stato fatto un sopralluogo, una perizia, oltre che dei suoi amici ingegneri che lei ha citato, che sicuramente saranno persone squisite, che hanno fornito anche delle documentazioni, ma l'ufficio, il comune di Lecce ha gli uffici tecnici che sono tenuti a fare quello. Perché non hanno fatto un'analisi prima di installarli? Allora, il problema qual è stato? Che il comune ha fatto la gara d'appalto per 12 fotored in 6 incroci. Sono stati scelti gli incroci che da una relazione del comando dei vigili riferita agli ultimi 7 anni sono gli incroci più pericolosi. Quindi il dato, in qualche modo, è un dato oggettivo. Dopodiché la commissione, qui c'è il collega Molendini, ha detto, dopo 3 mesi dall'avvio di questi fotored, facciamo una verifica. E infatti noi, nelle prossime settimane, siamo impegnati a verificare se confermare questi fotored in questi incroci, oppure, sulla base dei dati raccolti anche sulla incidentalità di questi 3 mesi, noi dobbiamo cambiarli. Quindi il tema è che questi fotored non sono, diciamo, una struttura fissa, sono via via, possono essere via via utilizzati per verificare dove impattano meglio, sempre con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Quindi non c'è stato per nessun incrocio un preventivo sopralluogo da parte, diciamo, dei tecnici, perché questo è qualcosa che nella gara d'appalto veniva affidato alla società aggiudicataria dell'appalto, che aveva il dovere di installare questi fotored secondo le condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto. Per esempio, una delle questioni, e chiudo, che abbiamo posto, che ho visto che l'autista l'ha sollevato: nei prossimi giorni saranno cambiate la segnaletica di avviso, di preavviso, proprio perché, come faceva rilevare l'autista, quella segnaletica è generica, parla in maniera generica di infrazioni semaforiche, mentre nella gara d'appalto la stessa società aveva espressamente indicato una segnaletica che richiamava direttamente il passaggio col rosso e richiamava i due articoli, l'articolo 41 che è il salto di corsia e il 146 che è il passaggio col rosso.
Nei prossimi giorni credo che il comando sta provvedendo a far cambiare anche gli stessi cartelli. Già questa è una presa di coscienza per dire abbiamo sbagliato in questo senso e quantomeno si dovrebbe intervenire per quelle categorie di multe effettuate. In questo caso noi abbiamo che la società che ha vinto la gara aveva allegato una tipologia di segnaletica che diceva la scritta passaggio con rosso e due articoli, solo che poi la società nel fare la cartellonistica, la segnaletica, ne ha fatto un'altra molto più generica. Questa a me l'hanno suggerita associazioni di consumatori che mi hanno detto che secondo loro quella dizione era troppo generica, mentre bisognava dare all'automobilista, diciamo, chiaramente indicare quali erano, diciamo, le sanzioni per le quali si ricorreva alla, diciamo, osservazione elettronica del comportamento. Maria Teresa, se posso permettermi un minuto, rivolgo una parola all'avvocato. Abbiamo visto la testimonianza dell'autista molto preoccupato, lui come tanti altri. Abbiamo visto che la maggior parte delle multe a quell'incrocio, che è già particolare con una segnaletica anomala, sono per un passaggio da una corsia ma rispettando la lanterna semaforica. Come avvocato, qual è il consiglio che si sentirebbe di dare a questi autisti? No, io consiglio di proporre un'istanza in autotutela all'amministrazione, senza aspettare magari che sia la stessa amministrazione ad annullarli di ufficio, e chiedendo appunto l'annullamento, perché dalla visione dei rilievi fotografici sicuramente l'amministrazione si renderà conto che la situazione oggettivamente non è sanzionabile e quindi li annullerà in autotutela. Peraltro è già capitato per alcuni miei assistiti che con delle istanze in autotutela abbiamo ottenuto l'annullamento, perché in quel caso il cambio di corsia era determinato dalle auto in sosta, quindi oggettivamente se c'è un'auto in sosta ferma io per forza devo cambiare la corsia e immettermi nella, per proseguire la marcia. E quindi è questo il consiglio che do, e comunque comunicare all'amministrazione che si sta procedendo con l'istanza in autotutela in modo tale da evitare la decurtazione dei punti e quindi poi di perdere la patente. Soltanto una cosa, io ho un'email che è arrivata proprio dal comandante capo dell'ufficio in questione, in cui alcuni verbali sempre alla stessa persona per lo stesso motivo sono stati annullati. Gli altri successivi che sono arrivati, no, con questa email. Con riferimento all'oggetto si comunica che non è possibile accogliere l'istanza poiché il teatro dell'intersezione era completamente libero da veicoli ed ostacoli. Eppure la situazione era analoga alle altre multe annullate poco prima. In questo caso bisogna vedere i rilievi e decidere se rivolgersi al giudice di pace, se l'amministrazione in autotutela non dà riscontro. Ci sono 30 giorni per rivolgersi al giudice di pace. Grazie mille, avvocato. Consigliere Molendini, è arrivato un messaggio per lei. Voglio chiedere al consigliere Molendini se dovessero accorgersi che c'è stato un errore per i fotored installati per il passaggio di corsia e che quindi noi cittadini abbiamo subito la revoca, la sospensione della patente, il comune dovrà risarcirci danni? E non sento il consigliere, regia, se mi puoi alzare l'audio. Mi sentite? Io no, in studio non ti sento, non la sento. Io adesso sì, adesso sì. Allora, precisiamo una cosa, non ci sono errori. Lo ha detto anche prima di me, sia l'avvocato che il consigliere Rotundo. Non è questo il punto. Il punto l'ha focalizzato sull'opportunità o meno che ci siano alcuni specifici intersezioni presidiate dai fotoreddi o meno per motivi di opportunità, perché magari hanno delle complessità per come sono strutturate quelle intersezioni, ma non che i fotoreddi non possano sanzionare questo. Tra l'altro la cartellonistica non è necessaria e mi sembra anche del tutto evidente, perché se no giungeremmo al paradosso che se ci fosse un vigile non potrebbe sanzionare perché non c'è la cartellonistica, e la cartellonistica non è funzionale al fotored, perché il fotored non necessita di quella cartellonistica per sanzionare. E le Cassazioni del 2016, quelle situazioni a cui faceva riferimento l'avvocato prima, in alcuni casi
come il caso magari di specie, hanno un profilo. Altri, io l'ho letto le sentenze di giudice di pace, sono completamente diverse e non dicono quelle cose, per cui sono molto differenti i casi. Io non credo che 7.000 sanzioni siano di 7.000 autisti di bus, quindi ci saranno lì in mezzo un po' di tutto. Ci sono i casi di chi si è trovato l'ostacolo e ha dovuto superare un ostacolo e ha dovuto impegnare un'altra corsia, il che è rilevabile anche dalle immagini, e quindi in quel caso è giusto che vengano annullate le sanzioni. Ma ci sono i frequenti casi in cui passare dalla corsia dove non si dovrebbe andare dritto e si va dritto perché è più facile, perché c'è la colonna, è stata una scelta di un automobilista che, così facendo, ha messo a repentaglio la sicurezza di tutti e ha messo in atto un comportamento non opportuno. Quindi l'errore di cui stiamo parlando quale sarebbe? Allora, se l'errore è l'errore di specie concreto nell'aver sanzionato qualcosa che di fatto non rappresentava un comportamento meritevole di sanzione, cioè l'aver impegnato la corsia perché si è superato un mezzo che stava in doppia fila, allora quello è un caso ragionevole. Oppure che l'autista del bus abbia impegnato in parte la corsia per il raggio di curva. Sono due casi di specifici, ma non che la generalità dei casi sia non meritevole perché oltrepassare la corsia non è un problema. Altrimenti leviamolo dal codice della strada, perché non è che se lo rileva il fotoredd è ingiusto, se lo rileva il vigile è giusto. Se è un problema è un problema, se è un problema di sicurezza è un problema di sicurezza. Se poi diciamo nei casi in cui ciò è stato sanzionato per motivi non legati a questo, ma a una sanzione dovuta a motivi di necessità, perché si è impegnata la corsia perché c'era una macchina davanti che stava parcheggiata in doppia fila, è un altro discorso, ma è un caso specifico. E non consigliere, è l'errore, c'è una telefonata, la passiamo subito, solo una domanda al volo a lei consigliere, proprio mi risponde in modo sintetico perché poi la priorità c'è alla telefonata, ma un errore non potrebbe essere quello di aver scelto un incrocio non adatto a quel tipo di rilevazione? Non potrebbe essere quello un errore importante che ha commesso il comune? Allora, quella può essere una scelta che può essere più o meno felice, può essere corretta, come diceva Antonio Rotundo, perché a giugno già c'eravamo posti questa scadenza, se porlo o no. Poi io pongo questa domanda, ma se quel comportamento lì non va bene, probabilmente bisogna ragionare su come è disegnato quell'incrocio, perché probabilmente non va bene neanche se manca il fotoredd, perché se si fa lo stesso quel comportamento e il comportamento è sanzionabile, se c'è il vigile poi che fa, lo sanziona? Quindi forse va messo un attimo di attenzione su quell'incrocio per capire se ha dei problemi. Poi magari è opportuno valutare quali sono gli incroci che hanno più necessità, perché magari possono succedere anche più incidenti ed è opportuno invece che stia a Viale Grassi che stia su Via Vecchia Frigole. Questi sono i casi. È chiaro, è stato chiarissimo. Sentiamo la telefonata. Con chi parlo? Benvenuto, con chi parlo? Non sento la telefonata, regia. Benvenuto. Ovviamente ci chiama da Lecce, immagino. Prego? Ci chiama da Lecce, immagino, giusto? Noi siamo dalla provincia di Lecce, salve, buonasera a tutti. Siamo dalla provincia di Lecce e volevo un attimo, se possibile, raccontare quello che succede a me, perché questo a me non credo che ancora mi sia finito. Io per professione faccio l'autista di autobus e passo da quell'incrocio, nello specifico l'incrocio a Viale Grassi e Via Massaglia in andata, tutti i giorni la mattina, e quindi ho ricevuto la mia azienda, l'azienda per cui lavoro, ha ricevuto la bellezza di 17 di questi verbali. I cui 7 sono stati contestati a me, perché ripeto, passando tutti i giorni, diciamo che sono più soggetto a fare quello che secondo me non ho fatto. Poi in sostanza questo è, perché il comune di Lecce, nei verbali che mi contesta, mi dice, io le leggo testuali parole quello che c'è scritto, che io sono passato il veicolo e transitato, tra l'altro adesso state vedendo le immagini, tra l'altro girate sul mio office, nella multa che mi si contesta viene detto che io sono passato il veicolo e transitato, attraversato la linea transversale dell'incrocio
quando la lanterna semiforica era di colore rosso nella direzione di marcia. Ma se noi andiamo a vedere le foto che io mi sono scaricato da internet, perché ero curioso di vedere quello che avevo combinato, nella mia direzione di marcia non c'è il semaforo rosso, c'è il semaforo verde. E il Comune di Lecce su questi semafori, contestualmente all'attivazione di quelle macchinette, ha fatto installare dei cartelli che avvisano gli utenti della strada che su quel semaforo è attivo un controllo di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche. Ora io vorrei, se è possibile, magari mi sto sbagliando io, vorrei che qualcuno mi spiegasse da quando l'errata canalizzazione viene considerata un'infrazione semaforica. Io guido un autobus che è lungo 15 metri e largo quasi 3, quindi vi spiego, cerco di essere molto chiaro e a spiegare quello che succede. Per una questione di comodità, di manovra, perché spesso e volentieri sotto il traliccio che regge la telecamera che state vedendo adesso, ci sono delle macchine parcheggiate e l'agente di polizia municipale, quando va a visionare il distretto Red, non vede perché sono proprio sotto a quel traliccio. Io nel mio caso specifico, per una questione di comodità, devo far sfilare 15 metri di autobus per spostare la macchina che si trova sotto la telecamera. Una volta fatto questo, per una questione di comodità, mantengo il centro dell'incrocio e in questo caso il centro dell'incrocio coincide con la corsia sbagliata. Ora mi volete dire, se c'è magari l'assessore, non so, il consigliere Molendini, se mi vuole dire dove sto sbagliando io, visto che guido un autobus così grande? Grazie mille, ci segua per la risposta. Prima di salutarla, soltanto una domanda. 17 verbali. Quando sono incominciate ad arrivare, il numero è stato 12, 13, 14. Cosa ha pensato? Oh, ho pensato che sicuramente c'era, no, ma io ho pensato che c'era qualcosa che non andava da molto prima. Perché vorrei ricordare, e non l'ho fatto per presunzione, che io guido gli autobus da quando avevo 18 anni, ne ho 51. In 33 anni non ho mai preso una multa per essere passato bene col rosso e mi guarderei bene dal farlo, ma sa perché? Perché mi rendo conto, quando mi chiedo alla guida del mio autobus, mi rendo conto che non ho una macchinina che in una frazione e mezza di secondo riesce ad attraversare l'incrocio. Nel momento in cui io decido di passare con il semaforo rosso, dietro di me ci sono altri 14 metri di autobus che devono sfilare dall'incrocio. Quindi mi sembra un tantino esagerato e poi oltretutto 17 verbali tra me e altri colleghi, cioè voglio dire, all'improvviso o siamo impazziti tutti o effettivamente c'è qualcosa che non va. Nel cartello che si legge prima di quel semaforo, perché il Comune di Lecce non ha scritto che le infrazioni sono rilevate automaticamente sia quelle semaforiche e sia quelle alla segnaletica stradale? Non credo che sia segnalato, non mi risulta quantomeno. Grazie mille, continua a seguirci per la risposta, grazie mille. Consigliere, grazie, grazie mille. Consigliere Molendini, giustamente è arrivata una testimonianza di un autista che dice il cambio di corsia può essere considerata come un'infrazione di passaggio col semaforo rosso? Allora, guardi, io trovo che la cosa ha detto, ci sono delle cose giuste e delle cose sbagliate. Le cose giuste che ho detto, se io sono costretto perché il mio mezzo mi costringe per le dimensioni ad impegnare la corsia andando un po' più in una direzione per poi fare la manovra, può avere un senso e quindi è un caso specifico che va esaminato dalle immagini. Se lui dice ma perché il cartello dice questo e non dice altro, che cosa vuol dire che il codice della strada si osserva se lo dice il cartello? Perché se è previsto dal codice della strada che non si può cambiare la corsia, se ci fosse scritto allora lui poteva farla la manovra? Lui sta dicendo che la manovra non la può fare perché glielo impedisce la dimensione del mezzo, e su questo sono d'accordo. Se lui invece dice ma se l'avessi letto non avrei fatto quel comportamento, vuol dire che allora non era necessitato a farlo. Quindi non è questo il punto, e non credo che ci siano 7.000 bus che abbiano avuto le multe. Ci sta l'uno e l'altro, ci sono casi meritevoli di attenzione e ci stanno comportamenti che se uno va a dire ma se io l'avessi letto non l'avrei fatto, vuol dire che il codice della strada va rispettato solo quando si legge il cartello? Allora la patente, quando uno la prende, sa perché cosa si deve osservare o cosa non si deve osservare? Non è rivolto a lui, però la sua precisazione finale forse ha rovinato un po' l'intervento, perché se avesse detto io lì non posso far altro che girare impegnando la corsia in parte al centro, io non avrei avuto nulla da eccepire. Se dice se io avessi trovato un cartello non avrei fatto quella manovra,
vuol dire che il codice della strada viene osservato a seconda se c'è il vigile pronto a farti la multa. Allora, se non c'è né vigile né fotored, perché i fotored non stanno in tutti i semafori di Lecce, vuol dire che si può osservare qualsiasi condotta, perché tanto non c'è nessuno che ci reprime. Purtroppo non è il suo caso, magari, di questo signore, non è il caso di tutti quelli che hanno subito la multa, ma sicuramente c'è il comportamento di chi, se è controllato, si comporta in una certa maniera, se non è controllato, chi se ne frega, vado come mi pare. Allora, diciamo, facciamo dei distinguo, perché ci sono i casi di necessità e i casi di indisciplina. Io dico che anche a me è capitato qualche volta, mi è capitato due volte di prendere una sanzione perché sono passato col giallo fuori Lecce, non era in Lecce, c'era, e mi è uscito scritto di 1,3 secondi, non ricordo. Io no, ho pagato perché ho capito che comunque avevo sbagliato. Cioè, non è che quando uno può dire sì, ma è uscito di pochi millesimi, se si sbaglia a volte si riconosce l'errore, a volte invece ci può essere un'errata interpretazione della norma ed è giusto anche riconoscere quella, ma non è che è tutto bianco e tutto nero, è questo. Grazie mille consigliere Molendini, un minuto perché il telespettatore, l'autista, ha richiamato perché vuole risponderle, ma io chiedo al nostro autista di attendere un attimo e volevo fare una domanda flash al consigliere Rotundo. Consigliere, mi sente? Sì. Anche perché io so che se non la rendo partecipe e protagonista attivo del dibattito, lei mi pensa alla partita e quindi si distrae. Quindi io volevo farle una domanda al volo. Ma quando sentite la voce di questo nostro telespettatore che ha chiamato, che è una persona che vive del proprio lavoro e sta avendo dei disagi, come mondo politico, come proprio come politica, diciamo, noi rappresenta la politica, non provate un poco di imbarazzo? Ma guarda, penso che il problema l'abbiamo sollevato noi stessi, direttrice. No, direttrice, cioè, bontà sua. Io ritengo che... Il nostro direttore è Gianni Sebastio, no, bontà sua. Voglio dire che questo problema non l'ha sollevato, diciamo, non l'hanno sollevato gli organi di informazione, ecco. Non l'ha sollevato, diciamo, il giornale della città, la televisione della città. L'ha sollevato un consigliere comunale e quindi io non ho nessun imbarazzo, nel senso che io ritengo che il dato che ho offerto, diciamo, evita anche di fare generalizzazioni. Io indico dei dati e sono quei dati che sono quantitativi che ci pongono un problema. Dicevo prima agli amici in studio, noi abbiamo l'incrocio di Viale Grassi, Via L'Equile, che è a 100 metri da Viale Grassi, Via Monteroni. Lo stesso periodo, in quel periodo di 45 giorni, Viale Grassi, incrocio Via L'Equile, 239 sanzioni, sempre per salto di corsia. Lo stesso periodo a 100 metri, incrocio Via Monteroni, 3.871. Quindi io ho posto il problema, io, non la sua televisione, io ho posto il problema di dire che forse qui siamo in presenza di qualcosa che non riguarda i comportamenti soggettivi, perché a quell'altro incrocio non succede quello che succede a questo incrocio, e ho chiesto di verificare se invece ci troviamo davanti a problemi strutturali, oggettivi, per i quali l'amministrazione comunale e soprattutto gli uffici devono fare, diciamo, una riflessione. Cosa che faremo nei prossimi giorni? Perché rispetto alle questioni che ho posto, io ho una piccola relazione di un ingegnere data al consigliere Rotundo, un mio amico, io chiederò una verifica su quella relazione da parte degli uffici e quindi andremo sino in fondo. Quindi i cittadini sono tutelati. Io anche aggiungo che questa maggioranza è in grado di governare e al tempo stesso essere opposizione di se stessa, cioè nel senso che noi non siamo mai paghi di noi stessi. Questo problema non l'ha posto manco la minoranza, l'ha posto uno, diciamo, dei
consiglieri più autorevoli, me lo dico da solo, della maggioranza. L'ha posto il capogruppo del Partito Democratico, perché noi non diamo per scontato che le cose che facciamo vadano nella direzione giusta, anche perché questo è un tema rispetto al quale gli organi politici non hanno alcuna responsabilità. In sede di gara, lo ribadisco, è stata fatta un'offerta che ha ampliato la rilevazione automatica dal passaggio col rosso, è stata estesa anche a questo tipo di sanzione. Lo abbiamo detto, abbiamo verificato detto. Che questo ha comportato dei problemi, stiamo cercando di correggere, proprio perché siamo animati dalla volontà di non fare cassa, di non perseguire il cittadino, ma di assicurare sicurezza a quegli incroci e di garantire i cittadini. Perfetto, onorevole Rotundo, abbiamo la telefonata del nostro amico autista che voleva ribattere in modo sintetico, perché siamo in chiusura. Mi dica. Pronto? Sì, mi dica. Senta, io non ho giusto una puntualizzazione verso il consigliere Molendini. Pronto? Benissimo, adesso la sentiamo. Ok, volevo giusto ribattere un attimo al consigliere Molendini. Il mio caso, e non è l'unico, non è una questione di fare il furbo e di saltare la fila, perché all'orario che passo io da Lecce, alle 6 del mattino nello specifico, non c'è nessuno in mezzo alla strada, ma forse non mi ha sentito prima quando le ho detto che noi autisti di autobus, e ripeto, non stiamo parlando di una macchinina, lo facciamo per una questione di comodità, ma non stiamo infrangendo il codice della strada, perché non stiamo passando col rosso come avete scritto nei verbali che avete mandato. Di fatto state usando il semaforo in una maniera impropria e illegittima dal mio punto di vista, perché il semaforo è messo lì per catturare i signori che attraversano l'incrocio con la luce rossa. Questo nel nostro caso non è successo. Allora scusatemi, perché non usate quel semaforo per verbalizzare chi si ferma in doppia fila in divieto di sosta? Primo. Secondo, mi avete scritto sul verbale che sono passato con il rosso e abbiamo detto che non è vero, ma se sono passato con il rosso perché mi fate il verbale di un altro articolo? Perché mi fate il 146,2 e non il comma 3 se è vero che sono passato con il rosso come mi avete scritto? Grazie mille, ci seguo per la risposta. Grazie. Consigliere Molendini, in modo sintetico perché siamo in chiusura, cosa risponde? Ho premesso che si sentiva pochissimo, però io non ho niente contro le cose che ha detto il nostro ascoltatore. Nel suo caso avrà magari anche ragione, io sto dicendo che in generale i casi vanno visti ad uno e che magari, come diceva l'amico Antonio Rotundo, su quell'intersezione ci può essere l'opportunità o meno di fare altri provvedimenti e che magari va rivista proprio comunque la modalità dell'incrocio come regolato, perché non è che togliendo il fotored poi non ci sono i problemi. No, magari consigliere, però mi permetto di interromperla, perché ha fatto una domanda importante, se riusciamo a dargli una risposta. Mi dice perché... Ma la faccio perché non l'ho sentita io. Gliela sintetizzo io, sperando di non sbagliare. Mi dice perché nel verbale mi sanzionate l'articolo che riguarda il passaggio con il rosso, quando io non sono passato con il rosso, io ho fatto il cambio di corsia, però nel verbale io non trovo riferimento ad un articolo del codice della strada di passaggio di corsia, ma ricevo il verbale inerente il passaggio col semaforo rosso. Ma lei mi sta facendo una domanda su un caso specifico in cui io non ho visto la contravvenzione, la sanzione, non ho visto le foto, non ho visto. Se ha ragione, gli verrà riconosciuto, come ha detto l'avvocato, in autotutela verrà ritirato il provvedimento. Ma non posso discutere il caso specifico che io non conosco in concretezza. Quindi perché secondo lei questo è un caso specifico, non è un modus operandi, cioè questo è un caso specifico? È evidente che un caso specifico, come tutti sono casi specifici, cioè ogni caso va visto a sé, no? Perché ci può essere chi ha avuto una sanzione non corretta rispetto al comportamento e chi invece l'ha avuta e lo dimostra con le foto. Lui avrà le foto e sta dicendo le cose a ragion veduta. Io non lo so, perché non so qual è stato il suo comportamento, che non lo posso discernere da qui. Però non trascuriamo il fatto che il nostro telespettatore ha 17 verbali, tutti con la stessa motivazione, cioè verbali notificati per passaggio con il rosso quando lui ha fatto un passaggio di corsia.
Quindi insomma non è più una casualità singola, perché sono 17 verbali. Non so, notificati. Questo avrà ragione, non voglio mettere in dubbio la sua parola, ma ci sono quelli, le faccio l'esempio, che passano quando su quella corsia sarebbe rosso, è scattato il verde, ma loro si trovano sulla corsia sbagliata. Non lo so qual è il caso suo specifico. Se il suo caso specifico gli dà ragione, avrà diritto ad avere l'annullamento in autotutela. Ma non significa che tutte le sanzioni sono sbagliate. Significa che nel suo caso sono sbagliate, se è così. Non sono in grado di dirlo. Bisogna vedere il caso. Assolutamente, noi non volevamo far passare il messaggio che sia tutto sbagliato, per carità. Volevamo soltanto essere vicini ai nostri... Se ha ragione, gli verrà riconosciuta la sua ragione. Assolutamente sì. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento del mercoledì. Io ringrazio il consigliere Molendini, Gabriele Molendini, che si è messo disponibile per rispondere alle domande dei nostri telespettatori. Ringrazio l'ex onorevole Antonio Rotundo, attuale consigliere comunale del comune di Lecce. Grazie mille, onorevole. Farà in tempo anche a vedere poco di partita ancora. E ringrazio l'avvocato Alfredo Matranga. Poco di partita riuscirò a vedere. Sì. Vedremo tutto il secondo tempo. Anche l'avvocato. E ringraziamo anche l'avvocato Alfredo Matranga per la disponibilità. Ovviamente un grazie speciale al collega Paolo Franza, che oggi ha fatto da inviato per Linea Diretta, e a Matteo Russo, che è l'occhio, il nostro occhio su Lecce, il nostro bravissimo cameraman. Ringraziamo ovviamente anche Rocco Caliandro in regia. E un ringraziamento speciale a voi telespettatori che ci seguite sempre con tanto affetto partecipando, e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre proposte, perché ogni mercoledì noi affronteremo quello che voi ci consiglierete. Grazie mille e buona serata.